Salve proprio YouTube, sono io Alberto NeoGeo e questo è Echo the Dolphin. Ho sempre avuto un rapporto di amore e odio con i giochi di tipo stealth. Nel senso, ne ho giocati tanti e ne gioco ancora, mi piacciono, solo che la meccanica, che di solito è alla base di questi giochi, alle volte la trovo un po' troppo ripetitiva, un po' troppo usata, trita ritrita e alle volte anche un po' noiosa. Parlo proprio della vecchia e classica meccanica dello sgattaiolare nelle ombre, assalire le guardie alle spalle, evitare i coni visivi. Sono meccaniche che non sono male, però una volta reiterate più e più volte iniziano a venire a noia. Per questo ho sempre apprezzato di più la saga di Hitman, una saga di giochi stealth che propone una varietà di azione che spezza di molto questo tipo di meccanica. Per questo, quando ho sentito che un gruppetto di ex sviluppatori di IO, che è la stessa casa di Hitman, si era messo in proprio, aveva fondato un team che si chiama Ultra Ultra e hanno lavorato a un gioco che si chiama ICO di tipo stealth, ho drizzato le antenne. La mia curiosità verso ICO si è poi trasformata in interesse quando ho letto delle meccaniche che questo gioco proponeva. E infine il mio interesse si è trasformato in bisogno di giocare a questo gioco quando ho visto degli screen. Questo perché lo stile, diciamo, grafico, o comunque lo stile artistico usato in questo gioco, del quale fra un po' vi spiegherò, ha letteralmente catturato la mia sensibilità, la mia ispirazione, insomma, la mia, diciamo, in un certo senso la mia ispirazione artistica, sempre che ne abbia una. Ma andiamo con ordine e vediamo di parlare di ICO. I need a suit. ICO è un action adventure con forte componente stealth ad ambientazione fantascientifica. Il gioco parte con il risveglio di una ragazza dal suo sonno criogenico alla fine di un lungo viaggio interstellare. Lei si chiama Anne e presto faremo la conoscenza anche di London, un'elaborata intelligenza artificiale dalla voce maschile che sembra provare un certo astio nei confronti della nostra eroina. Not hope. Respect. For Foster. God knows why, but he wanted me here. The stupid lighter proves it. Dopo una prima passeggiata per l'astronave, Anne scende su di un pianeta la cui superficie è interamente ricoperta da ciclopiche costruzioni. Lo scopo è di introdursi in uno di questi edifici e recuperare un prezioso artefatto che contiene la coscienza di una persona molto cara alla ragazza. Mentre fuori le strutture paiono fatiscenti e abbandonate a loro stesse, il loro interno si rivela sorprendentemente sfrazioso e magniloquente, con gigantesche stanze arredate con uno stile irrimediabilmente barocco. Malgrado questo lusso, gli ambienti appaiono abbandonati, vuoti e bui, privi di qualsiasi segno di vita. ICO prende il suo tempo per introdurre se stesso. Prima di entrare nel vivo, dovremo andare avanti per almeno un'ora ad esplorare e sentire conversazioni tra la protagonista e la sua intelligenza artificiale. Per quanto questa scelta possa sembrare sottotono, a conti fatti si rivela parecchio funzionale. Primo per definire la relazione tra Anne e London, che si rivela essere molto complessa e articolata, nonché la colonna portante sulla quale si poggia tutta la narrazione dell'intero gioco. In secondo luogo, la lunga introduzione è utile a costruire in maniera credibile e accattivante la premessa che porterà alla meccanica principe del gioco. Something's not right. I'm picking up a whole load of anomalies. Dopo aver recuperato l'artefatto, infatti, il palazzo si riattiverà e inizierà a popolarsi di tanti cloni di Anne caratterizzati da una strana e irruente aggressività. Gli unici modi che la nostra protagonista ha per difendersi sono la pistola, che però possiede un numero molto ridotto di colpi ed energia, e degli attacchi a corpo che può effettuare esclusivamente alle spalle. Sarà presto chiara l'impossibilità di Anne di affrontare più nemici in una volta sola, costringendoci così al famoso approccio stealth. Ma a complicare tutto ci si mette anche il palazzo, che a intervalli regolari effettuerà dei blackout, dando così il via ad una successione di cicli temporali alternati tra luce e buio. Ad ogni ciclo di luce il palazzo, attraverso dei complessi sensori, registrerà tutti i movimenti e le mosse di Anne, così da istruire i cloni nostri nemici a poterle effettuare nel ciclo di luce successivo. They're getting more capable after every blackout. I think there's more to it. I have a weird feeling that the palace is registering my moves with those icy holographs.
Dovremmo quindi stare molto attenti a quello che facciamo e quando lo facciamo, onde evitare di trovarci in spiacevoli e spinose situazioni. Ad esempio, se iniziamo a sparare all'impazzata durante un ciclo di luce, in quello successivo i cloni, i nostri nemici, non esiteranno ad aprire il fuoco contro di noi, rendendo la permanenza nelle stanze praticamente impossibile. Se in un ciclo di luce apriremo e chiuderemo le porte, avremo così permesso ai cloni di fare altrettanto, rendendo vano qualsiasi tentativo di nasconderci dietro di esse al ciclo successivo. Se nel ciclo di luce eviteremo di camminare dentro delle vasche d'acqua disseminate nelle varie stanze, al turno successivo i nostri antagonisti non si azzarderanno a bagnarsi i piedi per inseguirci. Se iniziassimo a scavalcare muretti bassi, allora anche gli antagonisti potranno fare la stessa cosa. Lo stesso vale per la corsa, l'attivare ponti retrattili, camminare in maniera silenziosa e così via. Tutto quello che noi facciamo può essere quindi usato contro di noi in maniera molto efficace. La contropartita è che i cloni hanno una memoria ridotta, limitandosi così ad assumere le nostre abilità solo ed esclusivamente dall'ultimo ciclo di luce, dandoci il vantaggio tattico di sapere con certezza cosa stiamo insegnando loro e che cosa no. D'altra parte però saremo costretti a limitare di molto le nostre possibilità, iniziando ad operarle solo negli intervalli di buio perché in essi il palazzo smetterà di registrarci. Capite che questa impostazione così particolare impone al giocatore un uso estremamente tattico delle sue abilità, in modo da costringerlo a pensare e ponderare ogni sua scelta e non dargli quasi mai una vera e propria soluzione facile. Si tratta di una trovata estremamente intelligente per mettere in crisi il giocatore e stimolarlo ad adattarsi al volo a tutte le situazioni in cui si troverà. In realtà ci sono dei limiti a questa struttura. Malgrado la gamma di azioni possibili da effettuare, alla fine saremo costretti a utilizzare alcune tecniche solo ed esclusivamente durante i cicli di buio. Questo perché durante di essi nessuno traccerà i nostri movimenti. Quindi i blackout diventano di fatto delle zone franche, nelle quali potremo sbizzarrirci a fare di tutto. Ad esempio, presto inizieremo a sfoderare l'arma e sparare solo durante questi intervalli di buio. Alle volte noi stessi eviteremo di camminare nelle vasche per poi correrci senza ritegno quanto caleranno le tenebre. E così via. L'altro aspetto che mi ha colpito e che rimane strettamente legato a questo concetto di game design è il level design. Se avete mai giocato un qualsiasi titolo della saga di Hitman, saprete che le mappe dei giochi Yayo si presentano come grandissime aree che offrono al giocatore una nutrita moltitudine di approcci. Le stanze di Ico sembrano disegnate da chi ha proprio assimilato la lezione degli Hitman, dandoci la possibilità di scegliere più percorsi per perseguire i nostri obiettivi. You were right about the palace. What's the plan now? We get Foster back. And then we leave. I was hoping for something more specific. I suppose we're looking for some sort of apparatus like the one Gramps had. Di solito ci troveremo in situazioni in cui per procedere nel gioco dovremo raggiungere dei punti precisi di una mappa, oppure trovare alcune chiavi utili per sbloccare alcune porte. Alle volte invece dovremo semplicemente avvicinarci a dei globi luminosi in modo da spegnerne il più possibile, senza farci beccare. Tutti questi compiti possono essere portati a termine seguendo percorsi diversi, dandoci la possibilità di personalizzare il nostro approccio alle mappe. In più, nelle varie zone sono disseminati dei pylons che contengono dei power-up utili per ampliare il contatore di energia della nostra tuta. Questi pylon non sono propriamente obbligatori, la scelta di recuperarli o meno sta sempre comunque a noi, dando così al gioco quel sapore di libertà in più. A tal proposito sono presenti anche altri elementi collezionabili, come dei grossi diapason da suonare per comporre un misterioso messaggio vocale. Questi extra hanno lo scopo di stimolare il giocatore a esplorare il più possibile e magari spingerlo a tornare una seconda volta sui livelli passati per aumentare la percentuale di completamento del gioco. Infine, il terzo aspetto che mi ha colpito, come vi ho già detto in apertura, è la presentazione di Ico. Ho adorato lo stile magniloquente delle enormi stanze in cui dovremo muoverci, un'estetica barocca quasi inumana e volutamente iperbolica, portata alle estreme conseguenze. Una sorta di indigestione di lusso inutile e fine a se stesso, che ha catturato il mio lato più classicamente romantico, affascinandomi e inquietandomi allo stesso tempo. Il tutto aiutato da una musica molto essenziale ed evocativa. Infatti i ragazzi di Ultra Ultra si dimostrano ben coscienti dell'importanza del game design. Ogni singolo rumore, ogni soluzione sonora è estremamente funzionale e in grado di far capire al giocatore cosa sta succedendo senza che ci sia bisogno di guardarsi attorno. Oltre a questo, grossa cura è stata posta nel doppiaggio, dato che, come ho detto poco fa, i dialoghi tra i due personaggi principali sono la colonna portante della narrazione di Ico. Le voci sono quella di Rose Leslie, famosa per il ruolo di Ygritte nel Trono di Spade, e Nicholas Boulton, noto anche per il suo magistrale lavoro in Hellblade: Senua's Sacrifice. I due reggono alla perfezione il tono delle conversazioni e riescono a dare ai personaggi una caratterizzazione azzeccata e sopra la media. A new figure, this is no more than a bootleg mining operation.
Got to appreciate the contrast. I generally lean towards plausible explanations. Your grandfather, well, everything he believed in, he made up himself. I don't know about that. He had the coordinates right. Look around you. This obviously isn't a palace. Infine, la cosa che mi ha fatto più piacere è constatare quanto Ico sia cosciente dei propri limiti. Infatti il gioco, dopo aver proposto una serie di situazioni più o meno varie, riesce a fermarsi al punto giusto. La mia sensazione è che l'avventura termini poco prima di aver esaurito tutte le sue idee e tutte le cartucce a sua disposizione, cosa molto lodevole. A magical place of life without end. A palace of untold wonders. But only for the worthy. So our lives were desperately dedicated to qualify. Pinpoint perspective on the great reward. Only I never wanted to go. Bene, ragazzi, questa era la mia recensione, il mio pensiero su Ico. Se vi è piaciuto, mettete pure un like, lasciate un commento. Se è la prima volta che vedete un mio video, iscrivetevi pure al canale. Noi intanto vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima volta, che speriamo sia molto molto presto. Ciao!